Ragazzi, mettetevi la sveglia perché il momento è arrivato! Domani alle ore 20 in live giocheremo con Ciro Immobile. Maggiori info nelle stories e sotto in descrizione, ma non potete mancare. E ci vediamo questa sera in live alle 21.30. Salve a tutti ragazzi e bentornati a Make Show Show. Siamo tornati con la modalità carriera su PS5 e già me la stanno scopiazzando, Birichini! Avevo un sogno nel cuore e non ci siamo arrivati. Ben 3.000 persone mi hanno scammato. Io voglio i nomi e cognomi, ok? Perché potevamo fare il filotto 5 puntate consecutive oltre 50.000 mi piace. Allora io adesso voglio sapere se queste persone sono state per caso corrotte da Wanda Nara. Eh no, per forza. Anche perché ragazzi, cioè, stiamo vivendo un incubo. Nell'ultima puntata, sì, abbiamo strapazzato il Milan, abbiamo strapazzato il vecchio amore di Mister Spettacolo, il Manchester United, però c'è rimasta la patata bollente di Wanda Nara, che insomma vuole far giocare il suo Merito, che al momento è sempre più capocannoniere della Serie A, a pari merito con Mertens. Guarda caso la prossima partita la giocheremo con Napoli, partita molto molto rischiosa per Le Parisien, perché andiamo a giocare a Napoli e abbiamo solamente 3 punti di distanza, quindi una sconfitta ci potrebbe fare avvicinare il Napoli in classifica, ma soprattutto scavalcare dal Piemonte Calcio e dall'Udinese, così a casissimo. Vediamo il resto della classifica ragazzi, perché l'Inter è distaccata con 9 punti, un po' strano. La Lazio dove sta? La Lazio in Serie B proprio. Ok, vabbè, ci abbiamo di nuovo la squadra stanca. Oh Lore, come stai? Tutto bene? Una pizza? Beh, alla pizza di Napoli non gli posso dire di no. Ok, quando facciamo? Domani? Vabbè, dai, vediamo, intanto giochiamo contro, no? Dai, ci vediamo domani, va bene, dai, a domani, ciao, ciao, ciao. Ammazza, è bel posticino, ma come l'hai trovato? Ma qua la pizza? La pizza che fanno qua, Wow, mister, qua la pizza è una fine del mondo proprio, Guarda, non sai quanto me la so sognata la pizza di Napoli, ma... A parte la pizza, ma c'è un motivo per cui mi ha invitato o no? Wow, mister, t'ha già catta sta pizza, prova questa pizza che è speciale, la formula segreta di Napoli! Te dico che mi mangi a Parigi? Vabbè, dai, dai, fammi assaggiare un po'. Allora, ma che c'è stato dentro sta pizza? Perché... non è che mi sento tanto bene, vabbè, ci vediamo domani, dai, facciamo così. Uai, mi ha avvelenato Mister Spettacolo! Era l'unico modo per poter vincere la partita! Allora ragazzi, oggi contro Napoli è partita un po' così, quindi mi raccomando, dovete dare tutti il 100%, Aspettate un attimo. Pronto? Devi giocare Maurizio! Ok, gioca Sergio Rico. Sergio Rico! Vai, boh, tu, oggi tu giochi a destra, va bene? E mi raccomando, aspetta. Sì? Guarda che Neymar è infortunato all'anca. I più forti in panca? Ma sei sicuro? Vabbè, vabbè. Allora, formazione... ho andato in campo così. Eccolo qui. Insigne insieme a Mertens. Insigne è paparazzato fuori da una nota pizzeria di Napoli insieme a Mister Spettacolo. Chissà quale sarà stato il loro incontro, perché si saranno incontrati. Ma questa è la coreografia dello stadio Maradona di Napoli. Che bella, non l'avevo mai vista su PS5 con Maradona, giustamente. Profumo di Itas. Abbiamo letto la formazione del Napoli, ma soprattutto quella del PSG, e i tifosi parigini stanno con le mani nei capelli. Una follia tattica di Mister Spettacolo. Eccolo qui, Insigne, che sorge il mistero intorno a queste due figure. Sappiamo che Mister Spettacolo ha allenato l'Italia per un grosso periodo e quindi era la sua punta diamante Insigne. Ma questa è la formazione del Paris Saint-Germain. Alcuni titolari, alcuni sappiamo che
La maggior parte dei giocatori impegnati in Champions League non hanno recuperato per questa partita, ma non pensavamo che la formazione sarebbe stata così stravolta e soprattutto così tatticamente equivoca. Non gioca Mertens, non l'abbiamo visto in campo, vediamo un po' come si schiera il Napoli, eccolo qua. Ma come giocano? Mario Rui, Koulibaly, Sergi Roberto e Manolas, va bene. Koulibaly, noto a mister spettacolo. Mertens, centrocampista centrale. Gattuso, un po' impazzito. Insigne, Osimhen e Lozano, cioè quindi trazione anteriore. Si va tutti in attacco per il Napoli, che deve vincere assolutamente questa partita per annusare l'aria che si respira in vetta alla classifica. In vetta. Non solo non ha neanche convocato i migliori, ma sono tutti quasi fuori di posizione. Cioè Tonali e Pembele difensori centrali, con Gueye che fa il terzino destro, Boadu centrocampista centrale, con Icardi esterno destro, Bernardi Florenzi, ecco almeno Bernardi il giovanotto lì davanti. Si dice che insomma la mente di mister spettacolo sia stata avvelenata prima di questa partita, insomma vedremo. Intanto la partita è iniziata. Oh sì, Tonali. Bravo Tonali, mazza Tonali come gioca. Ragazzi, se vinco sta partita sono il king, eh. Oh, Spizzingrillo. No, è buona. Maurito. Ok, Bernardi. Dagba. Non va. Oh, raga, Tonali mi sa che deve giocare difensore centrale, va. Sai che te dico. One two. Guarda, è andato indietro Koulibaly. Ha rinculato tantissimo. Bernardi. Oddio. La prendi, Bernardi. Ancora, Myron Boadu. Se la ritrova lì. Myron. Tutto dritto, Myron. Azzazzazz. Florenzi, Spizzingrillo, Dagba, ma chi sei? Mamma mia, Dagba. Oh, Spizzingrillo! Ha segnato lui! Il capitano Florenzi! Bello de no! 0-1! E spugniamo il Maradona. Non ci credo. Ma cosa? Guardate ragazzi che giocata. Però qui abbiamo il nostro Bernardi, ragazzi, che è un giocatore superiore. La butta sotto l'incrocio. Lo Spizzingrillo de Roma. Guarda il mister spettacolo come sta fomentato lì dietro. Vai Pembele. No, è cascato. Rico. Sergio Rico. Oh, e li bucano. Spizzingrillo! Ma perché fanno ste cose, ragazzi? No. Cioè, guardiamo sto fatto. Stup! A tu per tu! Ma è un cecchino, ragazzi! Ma è un cecchino, Florenzi, lì davanti! E allora, mister spettacolo, era tutta una tattica! Gliela incarta! Oh, ripartiamo velocissimi con Dagba. Guarda, ragazzi, cioè, qua ha voglia di dimmi no, perché? Oh, yeah. Che m'ha preso col mio Bernardino. Oh, questo, ragazzi, tira certe castagne, eh. Pembele, fai il tuo. Piatelo. È quello là, bravo Rico. Guarda, l'ho visto. No, che fa quel? Ma che... Ma no, ma che sta giocando? Oh, dai. Guarda come mi prestano! Oh no! Stanno in super pressing! Bravo! No! Ma appoggiagliela di testa, che stai facendo? No! Ehi, guarda cana! A buona cana, yes! Vabbè, raga, lo devo prendere su. Lo devo prendere. Gli stavo a tornare troppe volte. Osimhen, 1-2. No, così. Sì, guarda questi ragazzi che interventi scivolata. Oh, Tonali, raga, deve giocare difensore centrale, ho deciso. No, guarda qua, che bucazzo! Da 2-0, 2-2. Cosa fa, Pogba? Pogba, torna tu. No. No, Sergio Rico! Tonali, raga, Tonali gli ha fatto partire tibia e perone, ma va bene questo, va bene così. Spizzico! Bernardi lo vede, Spizzingrillo, per la tripletta! No! Ma hanno offerto... Oh! Tre caccole, più pedagna! Spizzico! La tripletta! È proprio lui! Ne fa tre!
ne fa tre! Ne fa tre! Ma follia! Follia del Napoli, follia! Rigore in movimento! Per lo spizzico! Ah, guarda, guarda, guarda! Oh, no, no, ragazzi, guardate, guardate, guardate! No, 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 no! Guardate il difensore centrale del Napoli, eh! Guardate, 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 guardate dove sta, guardate dove sta! Cioè, non è che so io sto giocando estrema! Occhio adesso, occhio adesso, occhio adesso, ragazzi, che sto gioco è scriptato... Guarda, guarda mo, eh! Guarda mo! Benvenè! Vaffa, dai, sto gioco è proprio scriptato! Ma la fa l'uovo, dai! Petagna ma purgato putagna. Allora, la DDA non esiste online, però esiste offline, purtroppo. Guarda, guarda i passaggi che fanno, guarda, guarda. Guarda, guarda, è finita, è finita. È finita. È finita. Oh no, guarda, me ne fanno pure il quarto, Potalo, potalo, porco due, potalo. No, 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 no. Vabbè, raga, cioè... Sì, guarda che ha segnato! Vabbè, io non ci posso credere. Ve lo giuro che non è fatto apposta. Cioè, che non l'ho fatto di proposito. A partita finita. 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 Scandalo. 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 Ehi mister, so che la gente non fa che parlare del nuovo ruolo che mi hai assegnato. Volevo solo farle sapere che sono disposto a tutto per aiutare la squadra a vincere. Anche a giocare come ala destra. Entriamoci subito sulla prossima partita. Non abbiamo il tempo di recuperare perché la prossima è già contro il Başakşehir. Beh, sostanzialmente ci presentiamo con quasi la formazione titolare, a parte Tonali al posto di Verratti. Vabbè, ci abbiamo Rodrigo alla destra con Mbappé davanti. E beh, giusto, è giusto, è giusto. Beh, ci dobbiamo un po' rifare, eh. Dall'altra parte abbiamo il grande Bisca, ragazzi. Il mio dico Bisca. Tra l'altro questa partita, ragazzi, famosa per... vi ricordate quell'episodio di razzismo? Comunque, ragazzi, ve lo giuro di nuovo, ve lo ripeto, non è stato fatto apposta la partita di prima con Napoli. Cioè, ok, la formazione, beh, però a livello di giocato, no. Cioè, non potevo fare niente, non potevo fare niente. Se c'avevate dubbi se, sul fatto che la difficoltà dinamica esiste o no, Kylian, no! Offline esiste e l'hanno detto pure loro. Infatti. Vai Kylian Mbappé. Neymar Junior, dai. Neymar Sito. Kylian Mbappé. Neymar Sito. Neymar Sito. Vai Brunè. Brunè. Neymar Sito. Neymar Sito. Kylian. Non va. Non riusciamo a sfondare questo muro. Dai Mosè. Dai Mosè. Naggia fuori. No, l'abbiamo preso. E mi tocca scendere in campo, mi tocca scendere, mi tocca scendere in campo contro Istanbul. Dai ragazzi, con la squadra cuscinetto del girone abbiamo distrutto lo United, mo? Non dobbiamo solo pareggiarla, la dobbiamo proprio ribaltare sta partita. Bravo! Vai Mosè! Dai! Dai, dai Brunello, prendi sta palla! Prendi sta palla, Brunè. Proprio lui. Bruno Fernandes. Dai, Brunello. Il colpo Champions. Il colpo per la Champions. E via, l'ho proprio visto. Fa tutto Kylian. Spatapem. Bravo, Keylor. Bravo, Keylor. Mettici una mano. No! No! No, 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 no! No, no, dai, no. Di nuovo al novantesimo, no. Di nuovo al novantesimo, no. Bravo Keylor! Ma sa che oggi, ragazzi, ho lo script a sfavore che non si spiega. Va, è finita. Vabbè, 1-1, ragazzi. Vabbè, l'abbiamo riaddrizzata. Certo che campanello preoccupante per Mister Spettacolo nel momento in cui non abbiamo fatto niente. Guardate intanto la classifica come cambia con quella sconfitta. Perché siamo scesi al quarto posto. L'Inter si è riavvicinata. Piemonte e l'Udinese sono scappate. Vabbè, simuliamocela, ragazzi. Non mi fido, non mi fido della mia squadra. Montipò lì. Ed è mai capitano. Mamma mia, ragazzi, cioè. Se perdiamo contro Iago Falche, veramente disinstallo il gioco. Partitaccia, ragazzi. Partitaccia, Brunello. Bisogna piangere nella vita. Porta su sta palla. Myron Badu, Myron Badu. Ci ripensa, Myron Badu. Ancora lui, Myron, 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 Myron. Myron, Myron. E Brunello ancora. Oh, sbloccato Brunello però, ragazzi.
Sconfitta e pareggio, ma Brunello si è sbloccato. Beh, 2-0 ragazzi, facile facile. Io farei qualche cambio e poi me la gentilmente skipperei. Andiamo direttamente al risultato. 2-0, è finita esattamente così. Mi piace. Al momento primi, ma perché abbiamo una partita in più, quindi non ci fomentiamo. Eccomi qui Mike, come stai? Tutto bene? Ho trovato casualmente un mio cugino che giocava a pallone, lo skillatissimo, fa delle cose che mi pare Ronaldinho, è piccolo, è un pischelletto, però ha grandi potenziali di crescita, quindi io te lo consiglio, te lo mando insieme a un paio di amici, voglio la percentuale, mi raccomando. Miguel Araujo si chiama. Un abbraccio Mike. Momento. C'è stata la pausa delle nazionali, ero lì pronto che diceva vabbè, non famo niente, ci alleniamo e basta. E invece il buon Braso Crew mi ha mandato, ragazzi, finalmente qualcuno. E mi ha mandato il cugino. Ragazzi, questo è il cugino. Allora, li ho già presi, li ho portati dentro, sono quelli migliori. Allora, è brutto spiegare le battute, però in questo caso non tutti sanno che il vero nome di Brazzo è Mauricio Araujo e questo è Miguel Araujo. Manca a farla apposta. Ragazzi, ho trovato questo qui che è già un 61, potenziale tra il 72 e il 94, quindi può diventare veramente, veramente, veramente forte. Ed è un COCCC. Vabbè, le statistiche fanno vomitare, però vabbè. Allora, io non voglio sapere il cugino che Inter Lazio aveva, eh. Ci sono altri giocatori brasiliani come Eduardo da Costa, anche lui fino a 94 di potenziale, è un DC, CCCDC. E ha pure una caratteristica lui, vedete ragazzi? Dribblatore veloce. E poi abbiamo Conceição, 15 anni. Anche lui minimo 79-94. Poi vabbè, vedremo ragazzi. Ah no, è pure lui, pure Rafael Alvarez. Perché l'ho preso questo 88? Una busta de fave. Vabbè. Però non è lui il giocatore più incredibile che mi ha mandato. Ragazzi, Hirokai Hayashida, 68 già. È vero che ha 17 anni, quindi questo è pronto per fare il salto. Quasi 69 addirittura. Quindi ragazzi, c'è un giocatore pronto per giocare. 1,77 m, giapponese, come l'altro Yoshida che abbiamo tenuto in panchina. Raga, questo, cioè, è una branda. Cioè, potenziale fenomeno, è più forte del nostro Bernardi. Oh, Brazzo Crew. Però io a sto punto, ragazzi, so che me li devo portare in squadra per farli crescere più velocemente. Male che va, a gennaio li mandiamo in prestito. Facciamo di questo. Magari Araujo lo lascio un altro po' qua, tanto c'ha 16 anni. Magicamente siamo tornati primi. 7 partite, 16 punti. Eccellente. Però c'è un bel gruppone. Quell'Udinese sta appiccicata. Vabbè, l'Udinese. Formazione tipo per il Paris Saint-Germain. Solamente che abbiamo Maurizio Icardi in campo, scusate. Perché purtroppo dovremmo sfruttare un po' di più Rodrigo. Vai Mbappé, se l'è succati tutti. Guarda che bucazzo. Palo, godo Ciccio Caputo. Dai, famo sto gol. Rodrigo. Maurito, 2-0. In ghiaccio questa partita. Però ragazzi, ricordiamoci che la prossima partita ce l'abbiamo in Champions League. E sto pensando che Icardi gioca sempre, ma non è ragazzi che potete suggerire qualche soluzione a Leonardo? Attenzione Maurito. No! Tipo, come possiamo fare? Perché questo l'abbiamo venduto. Cioè, perché deve giocare al posto di un Boadu o al posto di un Kin, che comunque mi crescono e soprattutto accresco il loro valore. Vai, passaggio. Bene, ragazzi, io skipperei direttamente al risultato. 2-0, va bene. Andata così, pulita. Ok, ma è questa la partita che io voglio, ragazzi. È questa. Il Lipsian ha vinto 2-2, quindi lo United è proprio sotto, eh. Eccolo qui, Brunello. Ha segnato 3 gol nelle ultime 3 partite. Riscaldamento per lui con la maglia del PSG. Lo stadio dell'Lipsia. Siamo in Champions League e si affronta la capolista del gruppo contro il Paris Saint-Germain, che ha distrutto lo United, ma si è fermato in casa dell'Istanbul. Quindi, insomma, un percorso che poteva essere più semplice, visto che la partita più difficile era stata portata a casa. Vedremo un attimo come riprenderà questo percorso. Nel girone H, eccole qua, le due squadre. Punteggio pieno per il Lipsia. Profondo nero per il Manchester United, che ha 0 punti dopo 2 partite. Ma intanto ascoltiamo l'inno della Champions con i volti del Paris Saint-Germain. Eccoli qua, Bruno Fernandes che si è sbloccato finalmente in Champions League.
Kylian Mbappé, che sta trascinando il Paris. Dall'altra parte, occhio, perché il Lipsia fucina di talenti. Spesso e volentieri mister spettacolo è andato a prelevare i giocatori. Qui vediamo Gabriel Jesus addirittura, cioè proprio momenti adrenalinici. Gulashi, Ginter, Angelino, Bran, Sabitzer. Oh, Dani Olmo in panca, anche con Ade, Mugiele, difesa 5. Oh no, vi odio. Però dall'altra parte c'è la corazzata di Parigi, che vede la formazione migliore e due dei talenti più cristallini della cantera in panchina. Stiamo parlando di Bernardi e Yoshida, un giapponese che è arrivato con un altro giapponese, Olly e Benji. Occhio ragazzi, le notti di Champions sono sempre molto particolari, elettrizzanti. Passa come corrono, guarda quando passano a 7000 all'ora. Per terra. Arzate infame, dai. Bravo, che ha fatto qui? Intervento quasi killer. Brunello! Oh no, 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 bravo! Seconda battuta, Gabriel Jesus! E qua però serviva proprio un miracolo, Serviva proprio un miracolo per sbloccarla. Vai, sale, sale. Sale, non fa male. Gliela ridà, gliela rende. Porca vacca, porca vacca. Gliela rende. Bravo, Neymar. Bravo, Neymar. Vai. Ah. Vai, Myron. Ancora tua, Myron. Vai. Dai, ragazzi, a costruirci questa occasione. Bravo, Kylian. Se n'è andato, se l'è perso. E alla fine, Myron Boateng per Kylian Mbappé. Non so come si danza su questo... che succede? No, no, no. Oddio. Ah, ok, no mas, no mas. Vai Myron, vai Myron. Vai Myron, vai Myron, questa è buona, vai, che buona. Incrocia la No. Bravo portiere. Bravo portiere, comunque quello ha visto proprio la luce, ragazzi. Mosè? Bravo a lottare Bodu. Bravo a lottare Bodu e stavolta non puoi sbagliarla. Porco Giuda, ma gliela chiamo, che devo fare? Bravo! Qua l'ho mandato, qua l'ho mandato. Kylian Mbappé! E nasce la miseria tutte le volte che sono stato lì davanti. Allora aspettate ragazzi, bisogna fare un cambio. Icardi. Maurito! Appena entrato! Non ci posso credere! Escluso! Escluso dalla partita! Entra e la risolve! Maurito Icardi! Ma no, guardalo! Che girata, che torsione! Fai numeri, fai numeri! Icardi? Non ce l'hai i piedi, non ce l'hai i piedi, non ce li avrebbe i piedi! La poteva chiudere. Sì, 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 sì. Che fatica ragazzi. Cioè sono state un paio di partite veramente faticose. Veramente faticose. Siamo primi insieme all'Inter, al Piemonte Calcio e all'Udinese. Che vi devo dire? All'Udinese, vabbè. Appuntamento ai prossimi video. Fatemi sapere che strategia adottare con Banda Nara. Ciao a tutti, amici Shosha. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao.